Oggi dipingiamo una rosa con un metodo molto alternativo. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, oggi dipingiamo una rosa con un metodo davvero alternativo. Useremo una verdura ed esattamente una bieta per creare uno stampo per dipingere una bellissima rosa. Ovviamente questo è un video dedicato ai più piccoli, alle maestre, a coloro che vogliono lavorare con i bambini dando loro un risultato soddisfacente con poco sforzo. Adesso ci spostiamo sul piano da lavoro e vi faccio vedere come creo questa rosa. Ma dopo, se vorrete degli approfondimenti sul perché della scelta di questa tipologia di video, vi aspetto per spiegarvi quanto importante sia acquisire queste tecniche. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la nostra rosa come si fa. Prima di presentarvi tutto il resto dell'occorrente, vi presento la protagonista, una bella bieta fresca. In alternativa, se non trovate la bieta, potete usare anche il radicchio rosso, quello allungato. L'importante è che la verdura che usate non abbia le foglie troppo larghe anche alle estremità. Questa bieta non la sprecheremo tutta per fare un lavoretto, ma per fare il lavoretto useremo solo la parte che abitualmente viene buttata via. Diciamo che ne prendiamo un pochino in più da parte delle coste, così, e tagliamo ben bene dritto. Questa operazione è molto importante, ragazzi, perché da questa dipende la riuscita del lavoro. Voilà, quello che avremo alla fine sarà questo, e questo sarà quello che ci servirà per fare il nostro tutorial. Questa invece andiamola a cuocere con un po' di pomodorino, qualche oliva saltata con l'aglio in padella. Non sapete cos'è. Ed ecco l'occorrente per portare avanti il nostro progetto, delle bellissime card e dei bellissimi dipinti con delle rose fatte con il cespo di una verdura. Che sia la bieta, che sia un'insalata con le coste non troppo morbide o che sia un radicchio lungo, va bene tutto. Poi ci occorreranno per il modello base semplicemente un tampone d'inchiostro e una carta. Io userò della carta d'acquerello, userò questa della Fabriano. Per fare delle cartoline delicate userò proprio le card, mentre per fare gli esperimenti userò questo blocco per artisti bellissimo con il 50% di cotone. È un po' uno spreco, però siccome volevo fare una bella card tutta acquerellata mi andava di usare una buona carta. Poi per l'esperimento quindi ci occorreranno, per fare queste un po' più velute, anche degli acquerelli e dei bei pennelli, ma quelle lo vedremo alla fine. Adesso invece, per un esperimento invece più di impatto, più glitteroso, ci occorrerà della Vinavil, del glitter colorato nel colore che più ci piace, una vaschetta, una spugnetta e della carta ovviamente. L'acqua invece è per gli acquerelli. Cominciamo subito. Per portare avanti il primo dei nostri esperimenti andiamo con un modello basico. Prendo il mio cespo di insalata e lo tampono tutto con l'inchiostro di un tamponcino. Io l'ho scelto rosso, ma voi potete prenderlo di qualunque colore desideriate. Proteggo il fondo e poggio dove voglio che la forma che andremo a fare venga impressa. Qui schiaccio bene, creo pressione un po' da tutte le parti. Voilà, e siete pronti per la magia? Ta-da! Disegnare una rosa non è mai stato così semplice. Richiudete il bigliettino, il fogliettino a metà. È un bigliettino da regalare a chi amiamo, è bello e pronto. Una bella scritta delicata qua, un messaggio dall'altra parte e il gioco è fatto. Ovviamente questa è una carta che fa schifo e lo vedete da questo, ma riproposto su una bella carta vedrete che effetto che farà. È proprio quello che andremo a fare tra qualche istante. Benissimo, prendiamo infatti una cartolina, perché mi va di mandare una cartolina speciale a un'amica che adoro. E allora cosa faccio?
prendo la mia bella cartolina con carta per acquerelli. Le watercolor Fabriano sono carinissime, guardate, hanno dietro già la predisposizione al francobollo, all'indirizzo e al messaggio, quindi sono completissime. Prendo i miei acquerelli acquerellosi, io sto usando quelli della Ferrario, mi pare, sì. Ve lo dico non per fare pubblicità, ma ve lo dico perché sono le cose che uso e poi lo volete sapere, me lo chiedete. E come pennello uso il Tintoretto numero 16 sintetico Nettuno, o alternandolo con Tintoretto sintetico bronzo numero 10. Anzi, comincio proprio da questo. Intanto preparo la pozzetta con un po' di colori molto diluiti. Poi cosa faccio? Bagno il mio foglio e comincio a sporcarlo qua e là disordinatamente, giusto per dare un fondo colorato e un po' movimentato con i colori che desidero. Lo farò con i toni del rosso e dell'azzurro. E così, divertendomi, macchio un po' il supporto dei toni che più amo. Cambio pennello, ne prendo uno con setole più flessibili. Preparo sempre la mia pozzetta e faccio gocciolare. La carta si è imbarcata perché naturalmente io, non avendola fissata al piano, non ho preparato il supporto, ma è una cosa talmente da poco conto questa, che cioè questa cartolina, che non ne vale proprio la pena. E adesso faccio asciugare completamente questo fondino delicato delicato. Una volta asciugata completamente la mia carta, vedete, il fondo è molto delicato, spero si veda, è un rosa leggermente sporcato di blu. Metto il mio rosso e appongo la rosa lì dove voglio che rimanga ben impressa. Quindi schiaccio bene. Questa è una cosa che dovete fare, dovete schiacciare, poi per sicurezza, essendo un taglio sempre un po' irregolare, passare le dita così e staccare. Voilà! La mia rosa è venuta fuori, bellissima! Adesso qui scriverò un pensierino. Ovviamente dopo la timbrata, se vorrete arricchirla con l'acquerello per dare una doppia tonalità, quindi per fare in modo che sia un po' più vibrante, nulla osta nel rimpinguare quello che è il movimento della rosa con qualche tocco di pennello. Ma questo è ad assoluta discrezione vostra, perché già senza questo passaggio, o potete ripassarla con la penna nera fuori, insomma sono tutte situazioni che potete scegliere di fare come non fare. Ok, questo ad esempio è l'effetto ricontornato, che è anche un bell'effetto, così come potete dare delle cangianze di colore invece semplicemente con gli acquerelli, o lasciarlo così naturale come il timbro crea. Bene, dal timbro adesso passiamo ai glitter. Prendo una carta che tenga bene l'umido, quindi prenderò questa, anche se è un po' peccato usarla per un progetto di questo tipo. Bene, prendo un pochino di colla vinilica. Se nello stampare si è creata qualche sfrangiatura, eliminatela, quindi fate in modo che il timbro sia sempre bello netto e pulito. Con una spugnetta sporcate tutto di colla, con una spugnetta e non inzuppate, perché sennò la verdura prenderebbe davvero troppa colla e l'effetto paciugo sarebbe garantito. Quindi scongiuriamo questo brutto effetto. Ok, fatto questo, messa la colla, timbro la mia rosa. Sperando che la colla abbia preso su tutto,
ma vedremo. Se mi accorgo che c'è qualche spazio senza colla, basta andarci a pennello, tanto abbiamo le tracce e quindi sarà facile rendersi conto di dove manca un po' di colla. Prendiamo il glitter, versiamolo su tutto, tamponiamo leggermente e voilà, una rosa di glitter molto stilizzata e bella e pronta. Con il pennello, quando è tutto ancora fresco, andiamo a separare così le zone che si sono unite, o per troppo glitter o perché la colla ha sbordato un poco. Lo potete fare tranquillamente o col pennello o direttamente così col tagliabalza, andando in mezzo tra un giro e un altro della verdura, perché vi ho detto la colla si insinua di più tra le foglie della lattuga. Che sia di glitter o che sia ad inchiostro, molto semplice da oggi fare delle romanticissime card o dei bellissimi decori. Bene bene anche sulla stoffa, con i colori per stoffa. Bene, vi lascio alle foto, ripulisco tutta la rosa nei punti in cui l'intersezione viene a mancare, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Visto che bella la nostra rosa fatta a stampo con una bietola, ragazzi, potete farla anche col radicchio, è davvero carina, davvero semplice, davvero immediata, viene una sorta di rosa stilizzata, un po' anche astratta, molto molto bella, che potrete arricchire con le forme della vostra fantasia. Questo è un modo splendido per avvicinare i bambini all'arte, per far capire come le foglie e le forme della natura abbiano più o meno una radice comune, no? Il cespo di una lattuga assomiglia nel suo arrotolarsi al bocciolo di una rosa, quindi far avvicinare i bambini all'uso della verdura, a far valutare ai bambini la verdura non soltanto un alimento ma anche un elemento di creatività, e quindi stimolare la loro fantasia, dare la possibilità dello stupore al bambino, perché state tranquilli che quando alzerà quella bieta sarà stupefatto dal risultato, e rendervi in qualche maniera renderci in qualche maniera a noi adulti un servizio di didattica semplice. Immaginiamo una maestra che deve fare 30 bigliettini per la classe, così capirete bene, risolverà vari problemi didattici in un colpo solo, potrà associare una serie di nozionistica all'interno di un unico progetto. Questi progetti di Arte per Te non sono progetti secondari o basici, sono progetti che supportano il cammino del canale. Arte per Te, proprio per il suo nome, Arte per Te, deve rendere l'arte un servizio fruibile a tutti, dalle basi a invece quelli che già sanno fare qualcosa. Video come quelli della scorsa volta, in cui abbiamo fatto una rosa d'acquarello, sono dei video di impatto molto belli, molto significativi, anche molto importanti, ma che ovviamente interessano tantissimo a tutti dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista pratico, quante persone poi riusciranno a fare una cosa come quella? Una piccola elite, una piccola cerchia. Quante persone riusciranno a fare una cosa come questa con i propri nipotini, con i propri figli, con i propri discenti a scuola? Beh, anche dei ragazzi semplicemente che vedendo il video possono farlo tranquillamente. Vedete come un video di questo avvicini molto di più all'arte che non un video come quello? Perché vi dico questo? Perché nell'ultimo video ci sono stati tanti commenti che mi hanno detto: Ombretta, torna a fare tanti video come questi. Io li farò, perché Arte per Te è anche questo, ma non è solo questo. Arte per Te è arte per tutti.
tutti, quindi ci deve essere arte a tutti i livelli. E vi ho detto già tante volte, non abbiate il comportamento elitario di pensare che arte sia solamente un passaggio di pittura fatto bene. Arte sta nel piccolo artigianato, arte sta anche nel fai da te. Se ci pensate, quando andiamo a vedere tutti i musei etruschi, tutti i musei preistorici, tutto quello che vediamo non è altro che artigianato, quello che oggi valutiamo un'arte secondaria, e invece no, è l'arte del popolo, è l'arte della gente che crea nelle proprie case, no? Non assumiamo un comportamento settoriale nell'acquisizione dell'arte, perché questo preclude la possibilità di andare avanti con l'acquisizione di nuove tecniche. Io scommetto che molti, magari alcuni sì, ma molti altri grandi artisti non avevano mai pensato a creare una rosa così. Bene, oggi con questo semplice video, che non ha grandi pretese, ma secondo me ha un'utilità molto forte sul campo didattico e di spendibilità della conoscenza, allora con questo hanno ampliato di un gradino in più la loro conoscenza, e questa tecnica potranno voltarla alle tecniche più elevate del loro grado di pittoricità. Bene, detto ciò, non vi rompo più, vi aspetto anche sui miei altri canali Ombrette 2 con una K, e naturalmente se questo video vi è piaciuto stampatemi un bel pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook e soprattutto condividete la vostra arte e l'arte di Arte per Te sui canali, quindi fate tanta pubblicità ad Arte per Te e fate in modo che l'arte arrivi nelle case di tante persone. Prima di andare via vorrei darvi un bellissimo appuntamento: martedì 27 febbraio alle 13.50 circa su TV2000, la rete vaticana in pratica, ci sarà la trasmissione Siamo Noi. All'interno di quella trasmissione ci sarà uno spazio dedicato alla vostra ombrettina. Starò 20 minuti in studio a far vedere qualcosa. Bene, vi aspetto tutti a fare il tifo per me. So che voi ci tenete tanto quando io vado in giro in TV, adesso è diventata una cosa che sta succedendo spesso. Non vi nego che mi emoziona tantissimo questa cosa. Ancora sono davvero incredula, e siccome voi sotto i video spesso mi dite dovresti fare una trasmissione televisiva, so che ciò non accadrà mai, quindi godiamo di questi piccoli stralci che ci vengono concessi, perché vengono concessi a me, ma vengono concessi a noi in quanto Arte per Te. E allora vi aspetto tutti martedì 27 alle 14 circa, quindi 13.50, dalle 13.50 in poi, su Siamo Noi su TV2000. Mi raccomando, invadete la pagina Facebook di TV2000 con 2000 commenti e ditemi, fatemi sapere lì come sono andata, se vi sono piaciuta, se vi piace che io partecipi a queste trasmissioni, se reputate utile l'avviamento dell'arte anche nelle trasmissioni televisive. Fatelo sapere, perché insomma il pubblico siete voi, quindi se vi piace che l'arte entri in TV sempre più prepotentemente, fatelo sapere. Avete questi spaccati anche tramite noi youtubers? Bene, approfittatene, è uno squarcio reale nel mondo televisivo, quindi immettetevici e fate sentire la vostra voce se vi interessa. Bene, io vi ringrazio comunque per esserci lì a guardarmi e a supportarmi, perché voi non ci crederete, ma sapere che dietro quell'occhio enorme di quella gigantesca telecamera, che non è certo come la mia, ci siete voi, mi riporta un po' qui nel mio studio a pensarvi come a casa. In realtà io parlo con voi quando sono in trasmissione, è sempre stato così, sappiatelo. Bene, vi abbraccio tutti, vi do sempre appuntamento qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!